le transazioni. Nei nostri articoli precedenti ci siamo avvicinati alla disciplina dell'analisi transazionale, una materia veramente interessante, che ci ha permesso di approfondire la nostra conoscenza della struttura degli stati dell'io, uno studio di Eric Byrne che ha permesso enormi passi avanti nello studio del comportamento umano. In questo articolo andremo invece a vedere le transazioni, da cui appunto analisi transazionale. Che cosa sono le transazioni? Parliamo di transazioni come di uno scambio comunicativo, cioè un momento in cui le persone investono qualcosa di sé nella comunicazione e si aspettano di ricevere qualcosa in cambio. Sembra un concetto semplice. Infatti, tutti noi comunichiamo costantemente con gli altri. Quello che però ci permette di differenziarci è il sapere affrontare delle comunicazioni che siano realmente efficaci e ci permettano di raggiungere il nostro scopo. La transazione è quindi un'unità di scambio sociale che consiste in uno stimolo e in una risposta, che simultaneamente agisce come stimolo per la risposta successiva. Esistono diversi tipi di transazione e conoscerli vi aiuterà a rendere la vostra comunicazione indubbiamente più funzionale e consapevole. Transazione complementare semplice. Si tratta di una tipologia di comunicazione che mette in relazione gli stati dell'io uguali o complementari, come ad esempio AA, GG, BB, ma anche GB, perché il genitore stimola spesso la risposta nel bambino e viceversa. Facciamo l'esempio di un responsabile che si sta relazionando con un sottoposto chiedendo «Che ore sono?». La domanda potrebbe venire da differenti stati dell'io, come nei seguenti esempi. A. Che ore sono? A. Le 5 del pomeriggio. In questo caso, la transazione si sarà svolta tra due adulti. Vediamo però anche la seguente possibilità. G. Che ore sono? B. So che è tardi, ho quasi finito il lavoro che mi ha assegnato. In questo caso, per quanto la domanda fosse la medesima, si sono attivate parti differenti, che hanno portato ad uno scambio comunicativo diametralmente opposto all'esempio precedente. Transazione incrociata. Avviene quando la risposta alla domanda proviene da uno stato dell'io differente da quello stimolato. Prendiamo ad esempio due colleghi che parlano di lavoro. Quando uno dei due dice «Sono in ritardo con questa consegna», le risposte potrebbero essere differenti a seconda dello stato dell'io che risponderà, come di seguito. A. Cosa potresti fare per riuscire a rispettare i tempi a disposizione e terminare il lavoro? Ma potrebbe essere anche G. Certo, perdi sempre un sacco di tempo a chiacchierare e non sai stare dietro ai compiti che ti vengono assegnati. Oppure ancora B. Anch'io sono sempre in ritardo. Possibile che il responsabile non pensi mai a darci un aiuto? Come possiamo vedere dagli esempi, ciascuna risposta è plausibile a seconda dello stato dell'io che si attiverà nella risposta. E come dicevamo precedentemente, lo scambio a seguire stimolerà ulteriormente degli scambi, siano essi dal medesimo stato o ancora da uno differente. Ultima tipologia di transazione, e forse quella più comune negli scambi, è la transazione ulteriore. Questa tipologia si basa su due livelli, uno verbale e uno psicologico. Non a caso, diversi studi hanno portato alla luce che nelle comunicazioni il 55% è non verbale, comunicazione a gesti, il 38% è vocale, tono di voce, e solo il 7% è verbale, ciò che viene detto. Analizziamo quindi questa tipologia portando ad esempio una coppia che parla. Quando la moglie dice al marito «Hai buttato la spazzatura?», anziché ciò che è stato richiesto, potrebbe essere recepito un rimprovero, quale ad esempio «Ti scordi sempre di aiutarmi, se non te lo ricordo io non ci pensi mai», al quale il marito potrebbe rispondere «A. Ancora no, lo farò dopo cena», ma sulla base del messaggio psicologico recepito potrebbe più facilmente rispondere «B. Non c'è bisogno che mi ripeti sempre le stesse cose, dopo l'avrei fatto». Abbiamo visto quindi come ogni tipologia di scambio possa attivare differenti stati dell'io nel nostro interlocutore e conseguentemente anche in noi, sulla base della tipologia della transazione che si verrà a creare nel momento dello scambio. Avendo appreso quanto sopra, come pensate che potreste mettere in pratica queste informazioni? Come pensate che potrebbero cambiare le vostre comunicazioni da questo momento in poi? In che modo potreste essere maggiormente efficaci?